Torna a riaccendersi la questione delle multe dopo che in questi giorni il comune di Notaresco ha inviato diversi avvisi di pagamento tramite posta ordinaria per le contravvenzioni fatte ai danni degli automobilisti tra il 2018 e il 2019 sulla statale 150, una situazione che ha fatto riesplodere le proteste da parte in primis del comitato Pro Multati, che oltre 4 anni fa aveva presentato circa 300 ricorsi al giudice di pace contro le contravvenzioni elevate con lo Speed Scout. Il sistema di rilevazione della velocità mobile montato per un periodo di tempo sulle auto dei vigili urbani del comune. Noi ci siamo opposti presso il tribunale con ricorsi formali tramite avvocato e l'avvocato di Furia che ci ha assistito in questa vicenda. Noi abbiamo appunto inoltrato opposizione alle risoluzioni dei giudici di pace, mentre il comune di Notaresco ha inoltrato opposizione ai provvedimenti che sono stati a loro sfavorevoli. Quindi queste cause sono ancora pendenti presso il tribunale. C'è stata qualche sentenza che ci hanno dato torto, però dobbiamo partire da un principio, che i ricorsi che sono stati presentati presso i giudici di pace non si raddoppiano né subiscono variazioni. Per il comitato il comune di Notaresco non può mandare questi avvisi di pagamento ai cittadini per delle multe che sono ancora oggetto di ricorso al giudice di pace. Non si può mandare per posta semplice un avviso del genere, dove si intima a pagare ultimo avviso entro 15 giorni, raddoppiando le somme. Quindi io invito i cittadini che si sono visti pervenire questa comunicazione di non tenerne conto, perché il ricorso è ancora in essere, è ancora in via da definire. Non può il comune mandare una comunicazione così vessatoria, così impropria, e sicuramente che non rispetta le regole della comunicazione che un ente pubblico deve avere.